Salve. Signora, la 318. Sì, un attimo. E guardi, ci deve essere un errore. La 318 è già occupata, c'è il signor Rossi. Sono io il signor Rossi, signora. Cioè, non lo so, in questo albergo non si può neanche cadere dalla finestra. Amore, per il mio compleanno mi avevi promesso un regalo. Io le promesse le mantengo. Basta che mi dici che cosa vuoi che l'andiamo a comprare. Qual è il problema? Una pelliccia. Una bella pelliccia ecologica. Vuoi la pelliccia ecologica? Sì. Va bene, domani usciamo e la compriamo. Senti, ma secondo te come le fanno le pellicce ecologiche? E come le fanno? Con le marmotte catalitiche. Domani. Questa la data di rilascio, cioè quando è che l'hai avuta questa? Quasi 2 settimane fa. E ti presenti adesso? Ho avuto da fare l'ufficio, sempre straordinario, non... Ma comunque ti hanno mai dato fastidio il naso, le orecchie? Sì, dottore, sì. Penso, sì, sì. Quando? Quando mi tolgo il maglione non c'è vita, mi fa un dolore qua, eppure le orecchie, una... non so, sarà la adenoide oppure... può farsi di otite. O il maglione stretto. Il maglione, insieme, cioè perciò sarà c'è la un effetto collaterale. Sì. In vacanza? Sì. Verrebbe a cena con me? Sì. Sei vergine? E ti sembra questo il momento di parlare di oroscopo? Leone. Certo che quant'acqua nel mare, quant'acqua. Chissà che cosa deve essere stato il diluvio universale. Vabbè, acqua passata. Dottore, non lo so, le analisi tutto a posto, ho fatto le urine, tutto quanto, no? Beh, proprio tutto a posto non direi, ma mi dica una cosa, signor Lotosto, lei ha rapporti sessuali come va? Tranquillo, cioè, regolare, non ho problemi. Non ha problemi? No, perché qua dalle analisi si evince che lei ha un testicolo in legno e l'altro in alluminio. Un testicolo in legno? In legno. E l'altro? In alluminio. E l'altro in alluminio? Ma mi dica una cosa, ha figli lei? Sì. Pinocchio, che si è laureato l'altro giorno, e Robocop, che deve fare la terza elementare. Salve. Salve, vado via. Va via? Sì, sì. Senta, deve essere pronta la ricevuta da qualche parte, ho chiamato poco fa. 208, sì. 208, eccola qua. Due notti, vero? Mm-hmm. Prego. Ok. 20 euro, supplemento TV in più. Come in più? Supplemento TV, 20 euro, sì. Ma se io in camera non avevo neanche la televisione? Non so, appunto, supplemento TV. Stiamo raccogliendo i soldi per comprarlo. Ah. No, ma non la dai. Un contributo, devi, cioè, non è che... sai quanto costa il televisore? Questo è telecomando, poi quanto è... Insomma, ho comprato quelle scarpe, erano a saldo. Carine, sì. Devo dire, sembra un po' troppo alte, ma carine. Ho capito. Ma che hai? No, sto un po'... sono preoccupata. Che è successo? Ti devo dire una cosa. Sono rimasta incinta. Madonna! E chi è il padre? È un mio compagno di università. E vabbè, quindi adesso vi dovete sposare. Sposare? Ci conosciamo appena. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, volevo un pezzo di cartone. Sì, e lo vuole molto spesso? Beh, quasi sempre. Caramba di città, e ci chiamano qui o qua. Caramba di città, e ci chiamano qui o qua. Uno solo funziona. Per fortuna che li stai mettendo da parte. E questi spezzi. Niente. Ma aspetta. Oh. Dai, che lo tengo io. Quest'altro funziona.
Brigadiere, ti faccio una domanda facile facile. Indiana Jones, quante T ci sono in Indiana Jones? Quante T? Quarantadue. Qua? 42. E addosso? E le ho contate. Ta 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 ta. No, no, ta 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 ta